Buongiorno, allora siamo con Roberto Ferrari dell'omonima azienda. Buongiorno, buongiorno Roberto, un personaggio nuovo buongiorno. Che presentiamo quest'oggi a Mercato Totale. Qui nella duplice veste, nella quadruplice veste secondo me, cioè produttore, distributore, elettrico e idrotermosanitario, cioè altro non si può fare, direi, no? O sì? In effetti i clienti e i fornitori che mi conoscono dicono che sono un instancabile. Diciamo che io cerco di osservare ancora in prima linea il mercato e capire cosa chiede e cercare di dare soluzioni ai clienti e certe volte consigli ai fornitori. E in questa quadruplice veste qual è l'analisi della giornata odierna? Ma l'analisi della giornata odierna è che c'è quest'anno per la prima volta vedo una voglia di reagire. A differenza di qualche anno fa dove vedevo facce un po' più mogge, un po' più demoralizzate, diciamo, un po' di cambiamento di tendenza, un po' di buon umore. Il mio compito è quello di trovare all'interno del settore cosa può servire per dare questo, alimentare questo nuovo slancio che mi fa molto piacere, e per altri versi io imparo molto anche dalla mia clientela e da tutto, cioè cerco di carpire il meglio dal settore e farne tesoro. Allora, parliamo di questa vostra azienda, come si colloca, come, perché tutto qua, ce la racconti un po'. È un'azienda familiare che è proprio basata sempre sul... Diciamolo per chi non vi conosce, cosa fate? Noi vendiamo, diciamo, tutto quello che serve per installare... che sia la caldaia, che sia il condizionatore, che sia qualsiasi, non abbiamo il prodotto finito ma abbiamo tutto quello che serve per poterlo installare. Quindi siete basilari, senza di voi non si parte. E alla luce di quello abbiamo seguito l'onda del mercato, cioè noi siamo partiti con prodotti prettamente per gas liquido, con il calo sistematico degli impianti a GPL siamo passati al metano. Poi abbiamo integrato con quali sono prodotti acqua e sempre attenti a quelle che sono le proposte o le esigenze future del mercato. Ultimamente ci stiamo specializzando anche sul riscaldamento elettrico, che sembra, e anche qua ne hanno dato conferma, sia un po' il futuro. Noi che con Mercato Totale intendiamo elettrico, idrotermosanitario e anche edilizia, vi amiamo particolarmente perché voi siete veramente il pieno centro del nostro interesse, tutte le cose possibili. Sì, ripeto, io avendo pochissima esperienza e pochi prodotti in gamma realizzati da me o da aziende consociate, da una parte sono avvantaggiato perché quando il mercato richiede o quando il mercato ha qualche prodotto che è emergente, io faccio semplicemente un'indagine, cerco di trovare il miglior rapporto qualità-prezzo e mi butto. E quali sono le differenze tra l'elettrico e l'ITS? Perché all'estero non ce ne sono, invece qui in Italia c'è questa netta separazione, anche se va un po' scemando. Ma diciamo che nell'elettrico io sono un po' tra virgolette vergine, mi sono affacciato da poco tempo con una società che ho acquisito. Per il momento sembra che a livello organizzativo sono partiti molto prima, hanno affrontato molto prima la crisi, forse si sono resi conto da subito che la crisi sarebbe stata lunga e sanguinosa tra certi versi, però come struttura diciamo che differenze basilari non ce ne sono più, forse... ripeto, sono partiti prima, sono un po' più avanti su alcune anche di quelle innovazioni, di quelle cose che abbiamo visto oggi nei vari convegni. Benissimo, concludiamo con un pensiero ancora su di voi. Sì. Quali sono le ultime proposte che avete fatto al mercato? Proposte sempre attenti a quello che succede, come ho detto prima stiamo implementando molto il progetto riscaldamento elettrico e abbiamo creato una gamma dedicata di ventilazione meccanica controllata, che è un'altra delle cose che a seguito delle ristrutturazioni di tutte le nuove norme diventa necessaria per... È molto trendy la ventilazione meccanica controllata. Sì, certo, però sicuramente una delle prime problematiche che è sorta con queste ristrutturazioni, con gli infissi e con tutto quello di legge che è stato montato è che poi crea umidità e muffe negli ambienti, per cui
pensando alla salute, bisogna trovare il modo di ovviare a questi inconvenienti che sono evidenti. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.